Salutiamo e ringraziamo il senatore Daniele Pesco, presidente della Commissione Bilancio. Bentrovato, senatore, grazie. Bentrovati. Benvenuto al telegiornale di Poste Italiane. Senatore, partiamo subito dall'attualità perché il governo, lo sappiamo, in questi giorni è intervenuto con un decreto legge ad hoc per arginare il rincaro della bolletta energetica. Tra pochi mesi Poste Italiane lancerà la sua offerta luce e gas. E, insomma, l'arrivo di un grande operatore come Poste Italiane, affidabile senza dubbio, può essere una grande opportunità per gli italiani, per i clienti, uno stimolo al mercato. Guardi, l'esigenza degli italiani, dei cittadini, è quella di spendere il meno possibile per la bolletta elettrica e del gas. Quindi più operatori ci sono, meglio è. Il mercato tutelato comunque ha rappresentato per molti anni una ciambella di salvataggio per tutti. Personalmente io sono per il mercato tutelato, però comunque non nego che magari molti operatori sul mercato possano comunque portare del giovamento per le bollette degli italiani. Ma soprattutto ci vuole molta sensibilità per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E quindi io spero che operatori come Poste siano indirizzati a preferire produttori di energia che arrivano appunto da fonti rinnovabili. Senta, allora parto proprio da qui. La seconda domanda è dedicata proprio all'impegno ambizioso che vuole raggiungere Poste Italiane rispetto alla carbon neutrality nel 2030, e quasi il 50% della flotta aziendale sarà green, e questo nel 2023. Le chiedo appunto, visto che la transizione energetica è la fase senza precedenti, come appunto Poste Italiane può contribuire, secondo lei, senatore, ad accelerare un po' questa fase, questo processo? Ma guarda, sicuramente questa della flotta è una grandissima notizia. Poste sarebbe da prendere d'esempio per molte altre aziende che hanno flotte aziendali importanti, e quindi convertirle in elettrico, passare all'elettrico, sicuramente è una gran cosa. No, mi viene da pensare che tutte le aziende dovrebbero iniziare dei percorsi di sostenibilità aziendale, nel senso fare in modo che la propria azienda possa avere una neutralità appunto per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. Come Parlamento possiamo fare molto. Abbiamo un PNRR che è da sviluppare, da concretizzare, e sicuramente su questo potrà esserci spazio. I bandi devono ancora essere emessi, e sono sicuro che spero veramente che anche gli operatori privati possano trovare giovamento da questi bandi, da questa opportunità. Tornando per un attimo all'attualità, senatore, il governo ha approvato la nota di aggiornamento del DEF, il documento di economia e finanza, con una crescita stimata intorno al 6%. Insomma, questo è un dato che testimonia la ripresa indubbiamente dopo la pandemia. Poste Italiane ha contribuito molto, questo non solamente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, se pensiamo al contributo alla campagna vaccinale, al grande sforzo logistico per la distribuzione dei vaccini. Pensi, siamo arrivati a 20 milioni di dosi distribuite. Difatti, mi viene a dire meno male che c'è stata Poste Italiane, perché insomma avete dato veramente un grandissimo contributo. Ma io penso anche al passato, al reddito di cittadinanza. Poste Italiane veramente ha fatto veramente tanto, e dobbiamo solo ringraziarvi. Vi ringrazio appunto da parte di quei cittadini che hanno avuto veramente bisogno di un servizio erogato in quel modo, in modo così capillare, da Poste. E questo sicuramente è un fattore di notevole importanza per i servizi che erogate. Detto questo, sulla crescita, sì, abbiamo avuto appunto un 6%, speriamo per l'anno prossimo di riconfermare lo stesso dato. Sappiamo che è leggermente inferiore, però io veramente sono molto ottimista, soprattutto perché appunto arriveranno le risorse, una parte sono già arrivate, per il PNRR. Dobbiamo fare in modo che le nostre pubbliche amministrazioni diventino più digitali. Detto così sembra uno spot, in realtà con i servizi digitali si può fare tutto più in fretta da casa, in modo più efficace ed efficiente. Poste su questo è all'avanguardia, e siamo dell'idea che tutte le aziende piano piano possano veramente convertirsi verso il digitale. In modo veramente importante. Ed è un percorso assolutamente importante e centrale, come sa, anche nella strategia dell'azienda Poste Italiane. Noi la ringraziamo molto per essere stata al TG Poste, l'aspettiamo, magari prossimamente viene a trovarci nei nostri studi, senatore. A presto. Grazie, volentieri. A presto.